la penalizzazione della provincia di Caserta in materia di sanità. E questo il tema d'apertura della nostra conversazione con Edoardo Giordano, consigliere regionale di Italia dei Valori. Su questo tema si è svolta anche una conferenza stampa. Sì, oggi si è svolta una conferenza stampa indetta dal presidente Paolo Romano con tutti quanti i consiglieri regionali della provincia di Caserta. Unico assente, anche se invitato, l'onorevole Angelo Polverino. Diciamo che è una conferenza stampa in cui si è evidenziato tutte le criticità della sanità a Caserta. Se fosse stato presente sarebbe stato sul banco degli imputati, Polverino. Probabilmente. Allora, tutte quelle che sono le criticità, da quello che abbiamo un minor numero di posti letto rispetto a quelli che sono previsti, in quanto ci sono stati addebitati, già messi in conto quello del costruendo policlinico, a quella di una gestione della sanità che ha portato in questo momento a una grossa lamentela sia da parte dell'utenza e anche a un grande disagio da parte degli operatori sanitari. Lamentele che noi sentiamo da parte dell'utenza, in particolar modo per quanto riguarda le prenotazioni a lunghissimo tempo, ancora specialmente per quanto riguarda le terapie fisiatriche e riabilitative, previsione di chiusura dell'unico RSA pubblico che abbiamo in Regione Campania con esternalizzazione di tutti i servizi, compresi quelli sanitari. Abbiamo tutta una serie, dalle nomine che sono state fatte, tutta una serie di criticità che ci hanno portato, chiaramente con valutazioni e con argomentazioni diverse, a porci una verifica, cioè quella di cominciare a dire: siamo consiglieri regionali di Caserta, vogliamo vedere un attimo che cosa succede, perché sicuramente tutto ciò che è avvenuto anche con atti di mancata trasparenza, ma soprattutto di mancata condivisione da parte della direzione aziendale con quello che è la realtà territoriale. Se io sono di fuori, mi porto i direttori amministrativi da fuori, il mio amministrativo da fuori, e poi non conosco ciò che sta fuori, io sono sempre una persona che ha una visione sì manageriale, ma sicuramente che forse può essere meno rispondente a quelle che sono le esigenze del territorio. Il tormentone insomma è sempre quello dei manager, della nomina, è così? Il tormentone è quello dei manager, ma anche perché in questo momento in cui si richiede tanto sforzo alla politica e tanti sacrifici alla politica, è anche giusto che si richieda sacrifici ai manager e alla dirigenza che vigili su quelle che sono la mission e sono le risorse a loro affidate, e soprattutto se vi sono delle evidenze di dirigenti che non hanno svolto bene il loro compito, una loro rimozione e una loro sostituzione. Ecco, a proposito di sacrifici, il Consiglio regionale entro il 30 giugno dovrebbe approvare una variazione di bilancio, ulteriori tagli per 250 milioni. Dove incideranno questi tagli? Questi tagli ovviamente incideranno in tutte quelle, spero il meno possibile sulla sanità, il meno possibile, ma chiaramente si è già previsto di ancora riduzione delle auto blu, cioè si farà tutto ciò che è possibile dove si vada a meno a incidere. E per questo ecco che questa riunione oggi sulla sanità è particolarmente evidente, in quanto noi da parte nostra ci mettiamo il nostro. Da parte che chi gestisce le risorse che noi diamo devono dare massima capacità di erogare al massimo le risorse, erogare al massimo per la sanità, in questo caso le risorse. Diceva il Presidente Romano, ma lo dico anch'io, un apparto per la lavanderia di 20 milioni di euro, un attimo, facciamolo in maniera tale che ci sta una legge anticorruzione che è stata approvata, utilizziamo quella, perché il cittadino in questo momento, se pensa insomma le vecchie 50 miliardi di lire per un apparto di lavanderia, signori, è un pezzo di bilancio che in questo momento noi avremmo casomai eliminato. Allora speriamo, ci sono, ne è bisogno, bene, che però avvenga con la massima trasparenza, e se questi soldi poi parzialmente vengono recuperati, ovvero parzialmente risparmiati, che vengono investiti in sanità. Ecco, c'è timore anche per quanto riguarda i tagli, c'è timore per i trasporti e le politiche sociali.
Guardi, a Caserta penso che oggi sono entrati in azione, dopo oltre 2 mesi, i primi 20 autobus della società privata affidataria dopo il fallimento di quella pubblica. 2 mesi in cui la provincia di Caserta è stata priva di è stata priva del trasporto pubblico, c'è stata un'interruzione di pubblico servizio, nessuno si è lamentato se non proprio i sindaci della comunità montana. È come se l'avessero chiuso l'ospedale di Caserta, solo che mentre per la sanità noi ce ne accorgiamo immediatamente, probabilmente per i trasporti ci vuole un po' più di tempo. Se ne sono accorti gli studenti che hanno dovuto utilizzare i mezzi propri per andare a scuola, le persone che per andare al lavoro hanno dovuto utilizzare mezzi alternativi o se in zone più lontane, quelle montane, hanno dovuto utilizzare quindi mezzi alternativi o mezzi di privati. E oggi, finalmente, a distanza di 2 mesi, abbiamo 20 autobus che vanno in giro per una popolazione di oltre 600.000 persone. Siamo bravi. Intanto langue l'attività del Consiglio regionale anche in seguito alla cosiddetta bollinatura, la vidimazione alle proposte di legge da parte del Presidente Caldoro. Cioè, chi sostiene a questo punto l'inutilità del lavoro delle commissioni? Certamente con la cosiddetta bollinatura, ma con la copertura finanziaria dell'eventuale proposta di legge, c'è una grossa criticità, nel senso che qualsiasi proposta deve essere supportata dalle risorse economiche. Allora, noi questa può essere anche una cosa che può essere condivisibile, per amor di Dio, ma che ciò avvenga attraverso un ufficio a livello della presidenza della prima commissione, cioè quella bilancio, dove io possa avere un rapporto, no da parte di una dirigenza o di un dirigente il quale decide a priori questo sì, questo no. Allora, a questo punto io non sono d'accordo, ma penso che nessun consigliere regionale, nel rispetto del proprio ruolo che dovrebbe interpretare, dovrebbe essere d'accordo. Apriamo ora una finestra sulla realtà nazionale. La politica vede sempre abbassarsi l'indice di gradimento dei cittadini, il Vaticano, anziché essere guidato dall'amore, è guidato dagli intrighi, il Dio pallone, il Dio della domenica è nel fango, infine non è mancata la ciliegina sulla torta, la tragedia del terremoto. L'Italia non si fa mancare niente. Prima di tutto la piena solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto, che effettivamente sono quelle situazioni estremamente drammatiche e estremamente, imprevedibili, ma imprevedibili fino a un certo punto, nel senso che abbiamo delle ottime professionalità che già da tempo ci dicevano che in certe zone questi fenomeni possono avvenire e avvenire anche con una certa frequenza, per cui quello che si richiede e che dovrebbe essere il compito della politica, perché lasciamo perdere l'antipolitica, perché poi anche questi movimenti, nel momento in cui ci si confronta con l'amministrazione vera e reale, tanto bello parlare, però poi metterlo in pratica è estremamente difficile e quindi bisogna essere veramente capaci, però nel momento in cui noi abbiamo professionalità che ci indicano che in certi settori può esserci un dramma, è chiaro che noi ci dobbiamo muovere con la prevenzione. In rapporto voglio solo considerare una cosa, la Regione Campania nel suo piano di rientro è stato capace di chiudere l'unico ospedale antisismico in zona altamente sismica in Regione Campania, cioè quello di Sant'Angelo dei Lombardi. Speriamo sempre bene. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.